anzi no, su questo manifesto. Questo è un operaio tedesco e tiene sulle spalle un disabile e un ebreo. Il manifesto dice: questi sono i problemi che noi abbiamo. Noi siamo poveri perché la nostra economia deve sopportare il peso di vite inutili. I disabili, i malati di mente, ma poi anche gli asociali li chiamano loro, i ragazzi monelli e gli ebrei. Questo è l'inizio della prima fase dell'eliminazione di massa, molto prima della Shoah che noi conosciamo. E sapete qual è la cosa sconvolgente di questa storia? Che qui non ci sono le SS, non c'è la Gestapo, non ci sono i militari, no. Qui ci sono medici, infermieri che infliggono la morte, giuristi e avvocati che la giustificano, inservienti e operai che la lavorano, centinaia. E non solo persone con disabilità intellettiva e malati psichici, no, ma anche disabili fisici, malati con malattie genetiche e ancora asociali. Ecco, l'idea del gas nacque per loro. Farmaci contro il tifo dei laboratori della Bayer furono sperimentati sui prigionieri di Auschwitz. Quelli contro la tubercolosi della ditta Farber furono sperimentati a Dachau. Rutenol è prodotto dalla Bayer. È un farmaco che abbiamo usato fino al 2004 per curare l'epatite virale. Fu sperimentato ad Auschwitz e a Dachau. Come funzionava la sperimentazione? I germi erano inseriti nelle vittime e lì poi provavano il farmaco e lo testavano. E il più grande immunologo, il dottor Ullmann Better, pubblicò un lavoro. Non a caso nel 1947 17 dirigenti della Bayer furono condannati per crimini di guerra, però il farmaco prodotto è stato venduto fino al 2006. Concepire e soprattutto a sopravvivere, sperimentando su se stesso il suo sistema psicoterapeutico, e gli dà un nome: logoterapia.